in collaborazione con Bruneddu, torronificio artigiano, Tonara. Cogi 2 a Tonara, tecnologie per l'edilizia. Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live. Andiamo subito a leggere le principali notizie riportate nelle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali che questa mattina troviamo in edicola. Oggi, mercoledì 4 dicembre 2013, iniziamo con l'Unione Sarda che titola «Paura Cagliari, un altro crollo, alluvione, sequestro di atti e indagini anche sull'allerta meteo». Cede il soffitto di un ufficio della provincia agli studenti del Dettori a Monserrato. Taglio alto dell'Unione Sarda, Eurocup per la Dinamo vittoria col brivido in Francia 82-80. Accade oggi 1963 in Italia il primo governo di centrosinistra. Economia, piano energetico, la regione prevede un rigassificatore. L'editoriale a firma di Roberto Casu, l'Europa, il governo e un paese a pezzi, tragicommedia all'italiana. Gavoi, Dinadore, il minorenne o un alibi, a Cagliari tubercolosi un caso al Nautico. E poi duello Cappellacci Lombardo, consiglio durissimo, scontro sui fondi per l'emergenza. Il governatore è pronto a dimettermi, la replica strumentalizzi la tragedia. Andiamo avanti, una notizia di cronaca: Sassari, morta la studentessa investita, i familiari hanno deciso di donare gli organi. Proseguiamo con la Nuova Sardegna, omicidio d'ore, il presunto assassino dal GUP o un alibi, ero con il fratello di Dina. Sassari, morta la 18enne investita, donati gli organi. Dopo alluvione, scontro in regione, respinti dalla Presidente gli emendamenti sulla protezione civile e sullo stop all'abitabilità degli scantinati. Cappellacci si infuria, minaccia le dimissioni, la Lombardo vergogna, speculi sul la tragedia. Vescovi sardi a Olbia, vigilate sulla ricostruzione. Secretati i verbali dei dirigenti e il PM nuorese sequestra in regione gli atti della protezione civile. Eurocup, quindi parliamo di basket, la Dinamo avanti in Europa, ancora una vittoria a baticuore, Trevis all'ultimo secondo. Corriere della Sera, esenzioni, la stretta sui furbi, cambia il ricometro, il più peso alla casa e ai conti correnti, varata la riforma dell'ISEE contro i finti poveri, con le banche dati più controlli sui patrimoni. E poi ancora, Napolitano e Letta, l'Europa cambia rotta, doppia risposta alle critiche da Bruxelles. Alfano, PM minacciati, così li proteggeremo. A Palermo torna il timore dello stragismo mafioso, ma lo Stato è più forte. Proseguiamo con la Repubblica, riforma elettorale, ecco il piano, dialogo Letta Renzi, via il Senato, sì al doppio turno, oggi la consulta. I giudici della Corte in Camera di Consiglio per decidere sul Porcellum. Berlusconi critica Alfano e dice, dormo col terrore che mi arrestino. Il Premier attacca Renzi, i conti sono in ordine. Bill Gates, la mia lotta per i poveri, ringrazio l'Italia, ma può fare di più. Andiamo e proseguiamo con l'Unità. Europa, è ora di crescere. Napolitano, l'Unione Europea cambi rotta sull'occupazione. Dura risposta di Letta al commissario Olli Rehn. I nostri conti sono in ordine. Ha varato il nuovo indice ISEE. Stop allo scandalo dei finti poveri. In Campania, terra dei fuochi, qualcosa si muove. Primo passo contro i veleni. Porcellum a giudizio, la consulta accelera. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.